Ciao, benvenuti su tutto Facebook. Oggi vi faccio vedere come guadagnare 35 euro al giorno con AdSense grazie ad un boot. Allora, per farlo abbiamo bisogno di tre cose. Allora, abbiamo bisogno di un sito, un blog, abbiamo bisogno di un sito terzi che ci offre dei link di copertura e abbiamo bisogno di un piccolo programmino che è un motore di visualizzazione. Allora, premetto subito che questo programmino, questo, è totalmente, ma tutto in cinese. Quindi nella descrizione vi lascerò il link dove scaricarlo, vi lascerò la versione modificata per avere traffico valido per guadagnare dei soldi su AdSense e YouTube. E vi lascerò il link di dove potete trovare la guida per usare il programma al meglio. Allora, questo programma verrà quasi senz'altro riconosciuto come un virus perché usa fondamentalmente dei siti, dei server cinesi che sono bloccati da quelli europei, quindi non lo riconosce. 9 volte su 10 riconosce un virus. E questo programma come funziona? Vi procura una visita al vostro sito web, ne dà una a un sito web in qualsiasi altra parte del mondo, quindi si aprirà la pagina del browser predefinito di Windows e visualizzerete il link che ha aperto in automatico il motore di visualizzazione. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio come fare. Ok, questo è un articolo che ho scritto parecchio tempo fa. Ok, aspettate che abbasso un pelino perché non si vede niente. Ok, questo oggi ha avuto 37 visite. Allora, come facciamo? Andiamo su Link in Box. Se non l'avete, vi create un account, create il link. Ok, un calmo. Qua mettete il vostro sito, ok? Qua non guardate come vi pagano, a noi non interessa essere pagati. Noi metteremo uno short link e qua sceglieremo per tutti, non solo per adulti, perché sennò non mi viene visualizzazione. E poi facciamo crea link. Ok, io adesso non lo clicco perché l'ho già creato in precedenza. Poi andiamo su Manage Link e io l'ho creato prima, ho fatto le mie prove e eccolo qua. Tutto Facebook, l'ho creato penso 3 minuti fa. Ha già avuto 41 click. Cioè, vuol dire che con questo sistema io ho già ha avuto 41 visite nel giro di 5 minuti scarsi. Ok, una volta che avete inserito il vostro sito internet con il link di LinkedIn Box, lo copiamo e apriamo il motore di visualizzazione. Vi ripeto, sarà riconosciuto come virus e continuerà a aprirvi pagine pubblicitarie o pagine di altri siti, quasi tutte in cinese. Comunque andiamo a vedere come funziona. Poi ripeto, vi lascerò tutte le descrizioni e una guida dettagliata che ho scritto pochissimo tempo fa perché ho avuto un sacco di richieste su come usare questo programma. Allora, ok, allora, se sia, eccolo qua che sono. Allora, vedete che è scritto, eccolo qua, l'antivirus, non poteva mancare. Ok, funziona così. Voi dovete stare sul primo tab, il secondo e il terzo non vi interessano. Io sul mio sito dove metterò il link ho messo una versione modificata da noi in modo che tutto il traffico che vi procuri al vostro sito sia esclusivamente traffico non cinese. Perché sennò non funziona, vi sgamano e vi banano nel giro di mezz'ora. Allora, per aggiungere link,
cliccate qua, vi faccio vedere, cliccate qua, si apre questo, incolliamo il link LinkedIn Max che abbiamo creato prima, facciamo ok. Adesso viene, ecco, questo è il nostro link che riporta al nostro sito web. Questo è un segno verde, vuol dire che il link è online. Questo è per metterlo in pausa, questo è per farlo ripartire, questo è per impostare le ore. Giustamente io le lascio tutte a 100. Normalmente, guardate, faccio così perché in queste ore del giorno e della notte, cioè vuol dire dalle 4 del mattino alle 9, 9 e mezza, alle 10, il traffico scende e sale di freddo. Ok. Allora, adesso quello che interessa a noi è questo. No, scusate, ho sbagliato. Mi dimenticavo, questo non toccate assolutamente nulla, che sennò non riceverete neanche una visita, anzi sarete bannati anche qua. Questo dovete schiacciare. Sul mio sito ho messo, vedete qua c'è il nostro link, ho messo questa versione modificata con questo tastino in più rispetto al normale. Prima questo era qua, noi abbiamo aggiunto questo. Questo qua che in eretto si è spostato sotto, questo qua è quello che abbiamo aggiunto noi, è la modifica che abbiamo fatto noi. Vuol dire che schiacciando qua voi otterrete solo traffico valido per guadagnare su AdSense. Fate ok, adesso riconosce un video, ok, lasciatelo lavorare e incominciamo a vedere qualcosina. Allora, scusate, vediamo. Allora, intanto vediamo quanto mi ha fruttato oggi. Io sono entrato qua. Ok, scusate, avevo aperto delle altre cose, ho interrotto un attimo, ho fatto ripartire. Allora, oggi, ok, oggi il mio AdSense ha guadagnato 37,97 solo oggi. E adesso andiamo a vedere quanti click ho ricevuto. 496 click, e vediamo sempre il nostro articolo è passato da 73-74 a 721. Vi spiego perché la differenza. 721 perché il sistema che uso per calcolare le visite calcola tutto, sia le visite uniche che le doppie visite, mentre Linkin Bucks calcola solo le visite uniche, è come un po' come AdSense. Niente, il problema è questo programma che alcuni antivirus, sul mio no, è solo, viene riconosciuto solo quando tenta di aprire un sito web che non è gradito, lo blocca. Ma alcuni antivirus lo riconoscono assolutamente come virus e ve lo bloccano. Va bene, usate comunque tutto con cautela, ragazzi, perché rischiate di essere veramente bannati. Niente, 721 visite in 20 minuti scarsi, forse neanche, 10 minuti, penso che sia proprio una bellissima realtà, si possono guadagnare veramente dei bei soldi. Io ho fatto due conti, all'incirca dai 30 ai 50 euro, dipende dal traffico del sito, ma se vado sul mio AdSense, io oggi ho fatto dall'inizio dell'anno adesso 1 milione di visualizzazioni, quindi non posso lamentarmi. Va bene, spero che la guida vi sia piaciuta e ragazzi, alla prossima, state attenti a non farvi bannare. Ah, vorrei precisare che questo sistema funziona anche per YouTube,
Adesso metto un attimo in pausa e vado a cercare un mio link, così vi faccio vedere anche su YouTube come fare. Ok, rieccoci, adesso scusate, ma sono un po' raffreddato. Strano perché a luglio del 2016 essere raffreddati. Ok, adesso vi faccio vedere come inserire il link di YouTube. Per YouTube lo stesso discorso di prima. Non inseritelo così, ma andate su Linkbox, create un nuovo link. Ecco, così vi faccio vedere bene la procedura. Qua metterete il link di YouTube, qua sceglierete short link e qua per tutti e non... Mi raccomando, non mettete adulti che vi banano un quarto d'ora scarso. Ok, adesso copiate il nuovo link, qua lo aggiungiamo, poi andiamo sul nostro programmino, incolliamo Linkmax, ok, poi andiamo a schiacciare la modifica che abbiamo fatto noi. Questo vi garantisce solo traffico valido per le visite su AdSense, la pubblicità, e per non essere bannati, perché se voi non accettate tutto il traffico, anche quello che arriva dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea, a parte che non vi viene conteggiato, e rischiate che AdSense si accorge subito al volo che state usando un motore di visite. Niente altro, se avete problemi, perplessità, lasciate commenti e appena posso, ragazzi, vi rispondo. Ok, un saluto da tutto Facebook e alla prossima.